Le Clarisse di Paganica tornano a casa. A 10 anni dal terremoto, il loro storico convento di Santa Chiara è stato restaurato. In una cerimonia il prossimo 9 marzo sarà festeggiato il rientro a casa. Un evento molto atteso, 10 anni appunto, che vedrà anche la partecipazione del vescovo, il cardinale Giuseppe Petrocchi, che celebrerà una messa in ricordo delle vittime del terremoto dell'Aquila. Il monastero delle Suore è presente nella popolosa frazione aquilana dal 1990. Dopo il trasferimento della Beata Antonia di via Sassa, le suore di clausura avevano bisogno di un luogo più silenzioso, più spirituale, più dedito alla loro vita contemplativa. Nel monastero le suore producono braccialetti, pregano, si dedicano alle attività, ma negli ultimi anni si sono molto aperte anche all'esterno, con una pagina Facebook che ha quasi 2000 seguaci e che viene aggiornata costantemente. Le suore sono presenti all'Aquila dal 1447. Il terremoto del 2009 ha messo in ginocchio l'antico convento ed ha portato via all'affetto delle consorelle anche Suor Gemma, che nel 2009 era la madre badessa delle Clarisse di Paganica, morta nel crollo della sua cameretta di cui cedette il solaio. I lavori nel convento aquilano sono finiti da un paio di mesi. Fino ad oggi sono state ospitate in un piccolo monastero di legno vicino al loro vecchio convento.